desiderasse comprarli e aggiungervi un'offerta personale. E sulla sedia avete trovato un pieghevole che vi accompagna lungo il corso di questa serata dedicata a Don Silvio Galli, prete delle Beatitudini, con i canti che la tettoia ci regala e che condividiamo con lei. Spesso in questi ultimi tempi, diciamo che Papa Francesco afferma che ogni santo prima di tutto serve per dare gloria a Dio e poi è un segno per noi.
Ogni santo mette in luce un aspetto particolare del discepolo di Gesù. Vale anche per Don Silvio, che mette in luce, lo vedremo stasera attraverso le beatitudini, quelli che sono gli aspetti fondamentali di ogni discepolo, e vale per noi salesiani, che non è fuori dalla congregazione, anzi mette in luce alcuni aspetti importanti che Don Bosco ha incarnato nel suo carisma, e Don Silvio se li mette sotto gli occhi, da non guardare con invidia, come sentiremo nella parabola domenica, ma con la gioia di condividere un cammino. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie a Don Daniele Cucchi, grazie a voi per essere qui questa sera. Siamo qui questa sera per la presentazione del libro dedicato a Don Silvio Galli, prete delle Beatitudini, a cura di Don Pierluigi Cameroni. Siamo qui perché l'11 ottobre sarà aperta l'inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione di Don Silvio. Ma siamo qui, io credo, immagino, perlomeno io sono qui perché sono stata toccata dalla misericordia di Don Silvio e immagino anche tutti voi che abbiate avuto la gioia e il privilegio di conoscerlo, di stringergli la mano, di essere abbracciati da lui, di essere accolti, perché Don Silvio accoglieva tutti. Accoglieva soprattutto gli ultimi, gli emarginati, i bisognosi. Ascoltava chi nessuno ascoltava da nessuna parte nel mondo. Si radunavano qui, venivano a lui. Si parla molto di sacerdote, prete in uscita, ma noi, le persone, venivano da Don Silvio. Erano accolte sempre, in ogni momento, da lui. Don Silvio, seppur malato, perché lo sappiamo tutti, sin da bambino, sin da giovane aveva una salute molto precaria, è sempre stato a disposizione di tutti, pur nella stanchezza, nella sofferenza della malattia. E noi siamo stati toccati dalla sua misericordia. E come appunto dice il vescovo della diocesi di Brescia, Monsignor Pier Antonio Tremolada, Don Silvio è modello di santità sacerdotale e autentica vita consacrata in un tempo come il nostro davvero molto molto difficile, un mistico dello spirito ancorato alle colonne dell'Eucaristia e di Maria Ausiliatrice. Era un esempio di sacerdote in uscita, con quell'odore delle pecore. Lui le pecore andava a cercare, la pecorella smarrita, e la riportava sul cammino. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Don Pierluigi Cameroni, che è postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione di Don Silvio. Don Pierluigi Cameroni è nato nel 1955, salesiano dal 1976 e sacerdote dal 1984. Dal 2010 è postulatore generale per le cause dei santi, della congregazione e della famiglia salesiana. Dal 2007 è animatore spirituale mondiale dell'ASMAI, l'associazione di Maria Ausiliatrice, che è stata fondata da Don Bosco. Ha pubblicato numerosi libri sulle figure di santità della famiglia salesiana, tra cui Come stelle nel cielo. Ma veniamo a Don Silvio Galli, a questo libro e al nostro Don Silvio, che è stato denominato proprio in questo titolo prete delle beatitudini, perché Gesù ha spiegato con tutta semplicità come essere santi, e lo ha fatto proprio quando ci ha lasciato le beatitudini, e Don Silvio ha incarnato le beatitudini nella sua vita. Ascoltiamo anche due brani che ci introducono così anche a un primo momento di condivisione. Dal libro su Don Silvio Galli. Io non sono che un povero prete, non ho altro che la veste sacerdotale che indosso,
Meraviglia anche me che tutte le persone afflitte da problemi, a volte irrisolvibili, si rivolgano a me. Do la mia benedizione anche alle loro famiglie, poi le mando via con la convinzione che se pregheranno e lo faranno con fede, i loro problemi si risolveranno. Alle tante persone che si rivolgevano a lui disperate, Don Silvio dava speranza in Dio, nella Madonna. Ci penserà lei, pregano, anch'io la pregherò per te. Invitava ad avere sempre fede, perché Dio avrebbe provveduto a non lasciarci vincere dalla disperazione, perché anche i capelli del nostro capo sono contati. Dio non ci abbandona mai. Piuttosto chiedeva come andava la loro preghiera, la messa, la confessione, il rosario, perché era necessario aprirsi alla grazia di Dio per ottenere un aiuto da Dio stabile e non una grazia momentanea. Le persone trovavano conforto e tendevano a ritornare da Lui che le accoglieva e sempre le invitava a una vita di preghiera costante, pur sapendo le difficoltà iniziali che incontravano. Quando si ammalò, molti dicevano: come faremo senza di lui? Il Don, però, non voleva questa dipendenza, ma che tutti imparassimo a rivolgerci a Dio direttamente. Nei primi momenti, come una madre allatta il bambino e lo tiene in braccio, era normale, ma poi voleva che camminassimo con le nostre gambe, guardando Gesù e Maria. Era fermo in questo per il nostro bene. Io sono solo un sacerdote che prega. Le grazie le fa Gesù, per intercessione della Madonna. Buona serata a tutti. Davvero per me è una grande gioia essere qui questa sera con voi, anche così numerosi. E so che questo incontro è anche un bel segno di ripartenza, di rigenerazione, no? Dopo tutto questo contesto che abbiamo vissuto in questi mesi, soprattutto in queste terre, e quindi credo che la figura e la testimonianza di Don Silvio proprio ci ricorda ancora come è un uomo che è presente alle persone, alle situazioni, forse più di prima e meglio di prima. E abbiamo ascoltato questa definizione che Don Silvio ha dato di se stesso: io non sono che un povero prete, non ho altro che la veste sacerdotale che indosso. È interessante questo binomio che sottolinea proprio Don Silvio come sacerdote e i poveri. E nella tradizione biblica i Leviti, che erano proprio la classe sacerdotale, ecco, per regolamento, per legge, non potevano possedere nulla, proprio perché la loro eredità era il Signore. E direi che Don Silvio è proprio l'espressione di questa tradizione biblica sacerdotale, dove la vera ricchezza è nel Signore. Anche le testimonianze che abbiamo ascoltato esprimono una cosa che mi ha molto colpito. Io sono postulatore generale da 10 anni, cioè seguo tutte le cause di beatificazione e canonizzazione della famiglia salesiana. In questo momento sono 173 candidati tra santi, venerabili, servi di Dio e beati, per oltre 50 cause, e vi devo dire una cosa sorprendente: non ho visto finora nessuna causa che segnala tanta fama di segni e di santità come questa di Don Silvio. Ed è stato l'elemento che interiormente mi ha confermato nella bontà di questa causa. Perché proprio anche nell'antichità, perché si iniziava una causa? Perché la gente riconosceva le grazie, riconosceva i favori, no? E una volta si diceva vox populi, vox Dei, cioè era il popolo di Dio. Ecco, questa è una delle cause dove io ho colto di più che la causa è partita dalla gente, da voi, come stasera qui, ma da tanti altri che anche in questi mesi in tanti modi ci hanno raggiunti.
E difatti questo libro certamente io l'ho messo insieme, ma noterete, già chi l'ha in mano, che ci sono moltissime testimonianze. Sono più di 40, per rispetto non abbiamo messo nomi, però forse molti di voi si ritroveranno dentro queste storie di vita. È stato impressionante vedere questo fiume, direi che sempre è andato crescendo di grazie, anche oggi sono arrivate altre. Stasera sono andato al cimitero e ho visto che hanno iniziato una nuova agenda, mi pare sono più di 10 che sono state raccolte in questi anni, dove la gente va lì, scrive, si affida. È molto bello perché alcune proprio sono espressioni proprio di famiglia, di casa, dove si chiedono le cose più quotidiane, dal lavoro alla salute, a un problema affettivo. Ce n'era una che è simpatica, una nonna che scrive, fa che il mio nipotino non faccia più la pipì perché deve andare ancora negli scout. Molto concreta, ecco, bellissima queste cose qui, no? E proprio le cose anche simpatiche, direi. E vorrei sottolineare proprio attraverso anche questo testo, che vedrete ha una prima parte che è un po' biografica, no? Essenziale chiaramente, poi c'è la seconda parte che è un po' il cuore, il prete delle beatitudini, e l'ispirazione è nata perché era l'anno in cui il Papa ha scritto la bellissima esortazione Gaudete et exultate, ricordando che tutti siamo chiamati alla santità. E anche la preghiera che troveremo e diremo alla fine, è interessante questa preghiera, perché davvero fotografa Don Silvio nella luce delle beatitudini. E vedete, la santità è qualcosa che ti rende integro. Uno non può avere una beatitudine e non averne un'altra. Quando si fanno i processi non è che uno c'è le virtù e ne mancano due, ci devono essere tutte. È come la salute, per star bene devi star bene su tutti i fronti, così anche nella vita spirituale soprattutto. Ecco, Don Silvio ci trasmette questa integrità di una vita cristiana, che certamente è stata donata come grazia nel battesimo, ma poi l'ha saputa sviluppare in tutta la sua vita. Vorrei offrirvi alcune chiavi di lettura di questo libro, ma anche della testimonianza di Don Silvio come salesiano prete. E abbiamo ascoltato anche questa bella frase che è stata detta della fiducia, no? Un sacerdote che prega. E proprio da questa fede profonda nasce anche tutta la sua opera di giustizia e di carità. Ecco, un primo tratto che qualifica la sua testimonianza è proprio l'accoglienza e l'ospitalità. Io credo che tutti noi nella vita facciamo proprio questa esperienza. Quando tu ti senti bene, quando tu ti senti identificato, quando ti senti riconosciuto. La grazia di Don Silvio attraverso l'accoglienza di tantissime persone, anche talvolta umanamente molto ferite dalla vita, molto provate, sotto tutti i profili affettivi, lavorativi, così, di dipendenze varie. Ebbene, Don Silvio alla fine aveva questa capacità di ospitalità. L'ospitalità è tipica nella Bibbia e si paragona a una tenda. La tenda dell'accoglienza, la tenda direi proprio dove tu ti senti a casa. Era proprio sacra nella tradizione biblica questa capacità di accogliere. Che voleva dire che cosa in fondo questa capacità di accoglienza? Vuol dire che nonostante tutto tu sei sempre preziosa. Vedete, se noi abbiamo una moneta preziosa, di grande e inestimabile valore, se questa moneta anche cadesse nel fango, si sporcasse, ebbene non perde il suo valore, non viene meno il suo valore, si tratta di tirarla fuori, di pulirla e di farla risplendere. Ecco, Don Silvio sapeva proprio così, cogliere questo valore inestimabile di ciascuno. Il fatto che ricordasse volti, persone, nomi, date, è impressionante questo. Questo non è il frutto tanto di uno sforzo, ma è tipico della memoria del cuore, proprio cioè di chi sa custodirti. Ecco, questo è un primo tratto che credo ci aiuti a leggere la testimonianza e la figura di Don Silvio. È una traduzione molto bella. È impressionante come Don Silvio è un prete che segna la storia del dopo concilio.
Ne abbiamo sentito tante crisi di preti in questi anni. È ben interessante che Don Silvio ha iniziato un po' la sua attività alla fine degli anni 60 fino alla morte, no? Quasi 50 anni. Ebbene, Don Silvio ha incarnato il messaggio del Concilio. E guardate provvidenzialmente, io non ci avevo fatto caso. Noi quando apriremo la causa? L'11 ottobre. Chi è esperto sa che l'11 ottobre è il giorno in cui Papa Giovanni aprì il Concilio Vaticano II. Non è una data casuale, è proprio una data, direi, di grazia, dove davvero il Signore ci dice: guardate che qui avete un testimone autentico di che cos'è lo spirito del Concilio. E credo che i preti soprattutto possono molto ispirarsi. E in questa storia interessante c'è una testimonianza bellissima, perché agli inizi, quando molti di voi si ricordano, ha cominciato così in modo molto semplice, accogliendo qualche barbone, qualche extracomunitario. Ecco, c'era la famosa, qui si parla, la corsa dei disperati, perché al mattino lui apriva e entrava questa gente che aveva bisogno di un qualcosa di caldo, che aveva bisogno, ma soprattutto, sapete cosa aveva bisogno? Di un divano, di una sedia per riposarsi. Ecco, tante volte abbiamo bisogno di poche cose, ma essenziali. E questa corsa dei disperati interessante, no? Perché Don Silvio si mette proprio sulla strada di queste persone e quindi ha saputo intercettare queste corse che poi nel tempo hanno avuto dinamiche diverse. Un secondo tratto che aiuta a capire la sua testimonianza è un uomo di grande pace. Voleva la pace Don Silvio. E anche i volontari lo sanno bene, quelli dell'Auxilium, che non tollerava ogni forma di tensioni, di rancori, no? Perché la pace è proprio il dono per eccellenza. E davvero c'è una bella testimonianza che troverete, che dice: quante volte piangeva come un bambino davanti ai nostri problemi. E questo mi induceva a diradare le visite, dice un testimone. Ma non potevo comunque rinunciare alla sua forza e alla pace che invadeva la mia anima, al semplice tocco della sua mano sulla mia testa. Era un balsamo delle ferite, la benedizione di Don Galli. Lui attribuiva tutto alla Madonna poi. Però benedire, che cosa vuol dire? Dire bene. La benedizione fa parte della creazione. Quando Dio crea, dice che tutto era buono. Quando ha fatto l'uomo era molto buono. Ecco, noi abbiamo bisogno di benedizioni, cioè la benedizione è proprio una grazia che ti ricostituisce interiormente, che ti ridà la pace del cuore, sofferente ma accogliente. Pensiamo, tanti di noi l'hanno visto per tanti anni, sono stato qui ad agosto, veramente mi sono chiesto come faceva sto uomo col caldo di Chiari a stare ore e ore ad accogliere una fila interminabile di persone. Davvero devi avere dentro una carica, una forza, ecco, non comune, no? E questa accoglienza faceva sì che non mandava mai via nessuno, eh? Nessuno si sentiva mai rifiutato, nessuno si sentiva mai escluso. Un terzo tratto, che è molto profondo, è proprio il fatto di salvare le persone. Cioè Don Silvio non era un'agenzia sociale, e non era così solo per dare degli aiuti, no? Che pure lo faceva in tanti modi. Era fondamentalmente desideroso di portare la misericordia di Dio. È impressionante nelle testimonianze raccolte quanta gente andava a confessarsi e non c'era bisogno che dicesse i peccati, perché glieli diceva già lui, oppure gli diceva: stai tranquillo, so già tutto. Ecco, questa capacità. Che cos'è la confessarsi veramente? Fare verità su te stesso. È la capacità di riordinare la tua vita secondo il disegno di Dio. Don Silvio aveva questa capacità di rimettere la gente in carreggiata, di riordinare la vita delle persone. E infine l'ultimo tratto con cui possiamo leggere anche questo testo, direi proprio il fatto che Don Silvio ha accettato per fare questo la rinuncia che apre alla verità dell'essere e della vita. Cioè Don Silvio, per fare quello che ha fatto, è stato un uomo che ha accettato la rinuncia della vita, il sacrificio, ecco, proprio
per poter portare avanti il piano di Dio devi rinunciare a tutto. E poi torneremo su questo tema, perché solo nella capacità del sacrificio matura la fecondità della vita. Ecco, credo che un primo così momento che ci può aiutare a leggere questo testo, ma anche la figura e la testimonianza di Don Silvio. Grazie, ecco, proprio una forma eccessa di giustizia, come si legge anche nel libro, è proprio quella di riconoscere le proprie colpe, no? La confessione. Don Silvio si confessava tutti i giorni, anche più volte al giorno, si alzava molto presto al mattino, lo si vedeva già alle 4:30 del mattino in preghiera davanti alla statua della Madonna in chiesa, e proprio lui offriva la sua sofferenza in riparazione, intimamente proprio soffriva. E è una testimonianza autentica di santità, una testimonianza autentica di santità anche in vita. Ed ora un canto che ascoltiamo insieme, Servire e regnare. Peccatori, specialmente i più duri, e la sua preoccupazione sarà certamente per il più misero, il più bisognoso, il più lontano da lui. La sua preoccupazione maggiore sarà per te. Non vedi? Ti tende le braccia, ti apre la ferita del suo cuore, perché tu, senza esitare, ti butti dentro. Ti viene a trovare nella tetra prigione del tuo corpo. Ti chiama, ti vuole vicino, perché più misero vuol darti le grazie più grandi. Vuol amarti tanto, con un amore di predilezione. Vuol vivere per te e con te, quasi che non poteste stare senza di te. Coraggio,
commuoviti davanti ad un amore infinito e confida. Gesù è Gesù e per te sarà sempre Gesù, basta che tu lo voglia, basta che tu non metta ostacoli al suo amore. Sì, non metta ostacoli, perché sei così misero che saresti capace anche di mettere ostacolo all'amore di Gesù. Non lo farai, perché confida tutto in Gesù. Gesù, son tuo, e m'abbandono tutto a te. Niente più voglio, niente più desidero per me. Voglio far tutto per amor tuo. Pensaci tu. Rinuncio a tutto, anche ai desideri più santi, anche al sacerdozio, se così piace a te. Voglio abbandonarmi tutto a te. Niente voglio fare per il mio piacere, per la mia soddisfazione. Niente voglio fare per il paradiso. Tu solo mi basti. Tu solo sei mia fine, remoto e prossimo. Tu solo sei il mio desiderio. Per te voglio lavorare, sacrificarmi, morire. Gesù, riempi il mio cuore tutto di te e appagalo col tuo amore. Per dar gloria a te, mio Dio e mio tutto. Gesù, tu solo mi basti e fa che disdegni tutto che non sia te, unicamente te. Gesù, amor mio. Ecco, forse molti di voi sono stupiti a sentire questi testi, ma una cosa che abbiamo trovato in questi mesi sono proprio alcuni quaderni di Don Silvio, che saranno oggetto successivamente anche di studio, e forse di pubblicazione, quaderni scritti quando era anche molto giovane, che ci rivelano, direi, l'interiorità di Don Silvio, la radice profonda di tutta la sua vita. Ecco, Don Silvio ha fatto quello che ha fatto, è stato quello che è stato, perché c'è un retroterra molto profondo. E nella prima parte, dicevo, traccio un profilo biografico dal titolo Una storia di vita, Don Silvio uno di noi, per dire che i santi non sono degli extraterrestri, sono persone come noi. Don Bosco, quando faceva scrivere le vite dei ragazzi dell'oratorio, come Domenico Savio, Michele Magone e Francesco Besucco, sapete cosa metteva nella prefazione? Cari giovani, abbiamo scritto la vita di Domenico Savio, di Michele Magone, che tutti voi avete conosciuto perché erano qui, erano dei nostri. Ecco, se loro hanno fatto questo cammino, perché non potete farlo anche voi? Ecco, questo è molto importante. La biografia di Don Silvio è semplice di per sé, no? Nasce nel 1927 da una famiglia molto cristiana, numerosa, frequenta le scuole salesiane di Milano, dove poi matura la sua vocazione, fa tutte le tappe tipiche della formazione salesiana, anche se poi dal tirocinio alla teologia, proprio per i motivi di salute, rimane molti anni nella casa di Varese, e lì in quell'anno c'è un legame molto bello con un bambino, un ragazzino, Domenichino Zamberletti, un vero santo, e nasce un patto, un'amicizia spirituale molto forte, per cui credo che la santità di Don Silvio si spieghi anche con la santità di questo ragazzo, perché ci si fa santi insieme. Poi di fatto la vita di Don Silvio è semplicissima: dopo l'ordinazione del 53 fa alcuni anni a Bologna e di fatto dal 59 fino alla morte sarà qui a San Bernardino, prima soprattutto come insegnante, preside, e poi un po' alla volta si dedicherà alla missione. Nel capitolo, nella parte dedicata alla biografia, c'è un capitolo che ha un titolo che personalmente mi ha molto toccato. È così: una voce misteriosa parla al mio cuore. Ebbene, è interessante perché Don Silvio ci restituisce questa sera una cosa che io vorrei portassimo a casa tutti, cioè la capacità di rimparare ad ascoltare la voce di Dio. Dio parla a ciascuno di noi, perché l'ascolto fa parte proprio dell'esperienza della fede.
E è interessante, vi leggo questo brano, nel 42 Don Silvio non ha nemmeno 15 anni, pensate, è un ragazzetto di 14 anni, fa la domanda per diventare salesiano, guardate cosa scrive: «O quanto desidero ciò». Ecco, noi siamo, direi, segnati dai nostri desideri. Abbiamo letto prima il brano molto bello, «Tu solo sei il mio desiderio». Non so chi è arrivato nel cortile di là davanti alla chiesa di San Bernardino, hanno messo un grande quadro, una grande poster di Don Silvio, c'è questa frase: «Tu solo sei il mio desiderio». Questa espressione riacchiude, direi, il cuore anche dell'esperienza salmica della Bibbia: «O Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l'anima mia». Oggi abbiamo bisogno di risvegliare in noi il desiderio di Dio, la sete di Dio. Anche dentro questa vicenda che ci ha feriti molto, l'umanità intera, credo che dobbiamo fare tesoro proprio di questo. E Don Silvio è un grande maestro. Guardate cosa scrive, dicevo, nella domanda per la missione al noviziato: «Desidero ciò, a questo mi stimola una voce misteriosa che parla al mio cuore». Guardate che sono dei testi, che è un po' esperto dei testi dei santi, qui ci ritrova subito. Qui sono uomini, questo è un ragazzino che fa l'esperienza di Dio. Il 10 ottobre sarà beatificato Carlo Acutis, un ragazzino di 15-16 anni dei nostri giorni. Che bella questa santità giovanile. Questo Don Silvio è stato quello che è stato perché già da ragazzo si è messo in gioco. Don Bosco diceva ai ragazzi: «Datevi a Dio per tempo». Che bello questo. Se noi, i nostri figli, i nostri nipoti, sapessimo inculcare questa dimensione, darti a Dio, che non vuol dire farti prete o farti suora, vuol dire che tu appartieni a qualcuno. E continua: «Una voce misteriosa che parla al mio cuore, una forza pure misteriosa che mi spinge sempre di più a Dio, una grande pace che mi dice quanto sia bello e quanto sarà ancora più bello servire Dio. Non comprendo la grandezza di questa duplice grazia che Dio mi ha fatto. Mi sento tanto indegno, quindi mi raccomando caldamente», dice, «alle vostre parole, al preghiere, affinché lo Spirito Santo mi dia in grande abbondanza i suoi doni e Maria Ausiliatrice mi guidi e mi aiuti a raggiungere la meta tanto sospirata e così salvare tante anime». Un ragazzo di 14 anni scrive queste cose. E se lo rileggiamo alla luce del vissuto, uno rimane veramente sorpreso. Dopo la firma aggiunge una cosa interessante, simpaticissima, no? «Spero che accettate la mia domanda e così realizzare il mio sogno». È bellissimo questo. Noi siamo figli di un sognatore. Sapete che tutto il carisma di Don Bosco è nato da un sogno, quando lui aveva 9 anni. Un sogno che ha capito alla fine della vita a Roma. Io abito proprio a Roma, nella Basilica del Sacro Cuore, dove lui il 16 maggio dell'87 celebrò l'unica messa in quella basilica e si fermò 17 volte in lacrime, perché aveva rivisto il sogno dei 9 anni e finalmente aveva capito le parole profetiche: «A suo tempo tutto comprenderai». Il carisma salesiano è un carisma che abilita a sognare. I nostri ragazzi, i nostri giovani oggi hanno bisogno che noi liberiamo i loro sogni, che noi sappiamo accompagnarli nei sogni della vita. Don Silvio è un grande testimone di educazione, proprio per questa dimensione. E alla fine del noviziato, quando fa la domanda per fare i primi voti, dice una cosa anche qui simpatica: «Durante tutto questo tempo mi sono sforzato di studiare me stesso, di praticare le regole, di mettere le basi delle virtù caratteristiche del buon salesiano». C'è un quaderno che abbiamo trovato in cui lui descrive tutta la vita salesiana in modo sorprendente. E alla fine c'è un atto di abbandono di cui abbiamo letto qualcosa prima. La seconda cosa che voglio sottolineare è proprio il fatto che è il prete delle beatitudini. Ho già detto il motivo, perché quell'anno il Papa ha scritto questa bellissima esortazione sulle beatitudini.
Poi, leggendo la vita di Don Silvio alla luce delle testimonianze e di ogni beatitudine, vi devo dire che mi veniva quasi spontaneamente, cioè io sono rimasto stupito di come le testimonianze raccolte da voi che leggerete nel libro, come hanno declinato le beatitudini nella vita di Don Silvio. Le beatitudini sono proprio l'identità del cristiano, perché ci fanno vedere che siamo fatti per la felicità. Questo ci ricorda le beatitudini. Il sorriso di Don Silvio era un uomo beato anche nella sofferenza, era un uomo di una grande beatitudine interiore. E tutta la sua vita è stata una testimonianza controcorrente. Questa è una cosa che mi ha impressionato molto nelle conferenze, nelle omelie che faceva anche ai suoi volontari, a quelli dell'Auxilium. Un po' alla volta, quando lui celebrava la messa, si fermava tantissime volte a commentare un Vangelo, un'antifona, una preghiera. Ma perché? Perché voleva che la parola di Dio non passasse via così, come l'acqua che scorre, ma voleva che questa parola penetrasse in profondità, che un po' alla volta cambiasse il tuo modo di vedere, di giudicare, di sentire. C'è un testo bellissimo che voglio leggere e che riassume bene questo tema delle beatitudini. Ciò che lui amava e desiderava sottolineare erano le virtù che vedeva specialmente nei poveri, che incontrava. Una mamma che mangiava con 2 giorni col suo bambino, ma dimostrava pazienza verso la sua situazione. Chiedeva aiuto, ma con compostezza, senza lamentarsi con Dio. Una persona molto malata che si preoccupava più per i figli che della sua vita. E Don Silvio si faceva carico con la preghiera di questi fratelli che sentiva più vicini come fossero la sua famiglia. Che bella questa espressione, la sua famiglia. Umili e miti. Guardate, qui c'è una sintesi delle beatitudini, non è un mio testo, è una testimonianza. Umili e miti, pazienti, afflitti e puri di cuore, misericordiosi e perseguitati. Li amava tanto e riconosceva il Gesù crocifisso che portava la croce attraverso loro per la salvezza dell'umanità. Il popolo delle beatitudini, il popolo di Dio. Che bella questa espressione. Voi questa sera siete un po' un'icona di questo popolo delle beatitudini. Essere un popolo delle beatitudini, il popolo di Dio. E diceva, questi sono i veri grandi della Chiesa e del mondo, considerati ultimi, poveri, sono i fratelli di Gesù. Ecco l'occhio di fede. Viceversa, era fermo contro le deviazioni del cammino spirituale, le esaltazioni per i doni spirituali e il miracolismo. Interessante questo. Dobbiamo stare attenti perché anche qualche volta c'è la tentazione di leggere Don Silvio in forma miracolistica. Don Silvio questo non l'ha mai permesso, né sulla sua persona né con gli altri. Orientava sempre a Gesù e a Maria. Ebbene, col rischio quindi demoniaco di far crescere l'orgoglio spirituale, le gelosie e le invidie. È sempre un terreno molto minato, anche spiritualmente, la gelosia e l'invidia. E quindi l'antidoto è solo l'umiltà. L'umiltà è la virtù cardine fondante la vita dello spirito. E senza cogliere quindi il vero significato dell'amore di Dio. C'è un'espressione interessante in questo capitolo. Le beatitudini sono come le perle di una collana, che nella vita di ognuno di noi brillano di una luce unica, a seconda della nostra conformazione al volto radioso di Gesù. Questa è una cosa straordinaria, perché che cos'è la nostra vita spirituale? È diventare quello che dobbiamo essere. Santa Teresa di Gesù Bambino aveva una frase molto bella, diceva, vedete, il volto esteriore ognuno ce l'ha perché se lo trova. Il volto interiore te lo costruisci tu con tutta la tua vita. C'è una fisionomia spirituale che ognuno costruisce con le scelte della sua vita. Come si chiama questa fisionomia spirituale? Si chiama il volto delle beatitudini. Quello che il Signore ci dirà, venite benedetti dal Padre mio. Ecco, credo che un secondo step di questa serata. Grazie. Ecco, sempre tornando al libro, si legge proprio, tutti noi l'abbiamo percepito incontrando Don Silvio, che Gesù era veramente presente in Don Silvio.
Don Silvio aiutava le persone, ma anche le indirizzava verso una vita di fede. Pregate, diceva, no? Pregate, invitava tutti a pregare, a darsi alla Madonna, a offrirsi alla Madonna. E c'è una testimonianza, un ricordo che mi ha particolarmente emozionato, perché è quanto ho vissuto anch'io incontrando la prima volta Don Silvio. E dice così: entrando da Don Silvio nell'ufficio ti sentivi amato da Gesù attraverso lui. Bastava un suo sguardo, una parola, la mano che ti stringeva e ti teneva a lungo. Ogni persona esce dall'incontro e dal colloquio cambiata. In mezzo alla sofferenza e alle prove spesso drammatiche, ha passato un istante di paradiso. Questa immagine è davvero bellissima ed è reale. E quindi ora un altro canto, sono qui a lodarti. Quando lo si legge
pare proprio di vivere le testimonianze che vengono raccontate. Sono tante quelle che sono state raccolte, così sono, come sono tante le grazie, sono tanti i segni che anche in vita e dopo la morte Don Silvio ha raccolto. Proprio sulla sua tomba a Chiari, lo si diceva prima, no? Ci sono questi libri, questi quaderni dove le persone con molta semplicità raccontano il bene ricevuto da Don Silvio, perché Don Silvio invitava non solo a pregare ma anche alla conversione del cuore. Ma direi che un messaggio fondamentale anche attraverso la lettura del libro, delle testimonianze soprattutto, è proprio questa. Io ho maturato la convinzione che Don Silvio ha espresso una grande capacità di paternità spirituale, cioè la capacità di generarti e di rigenerarti, di rimetterti in piedi. Chi veramente ha incontrato Don Silvio l'ha incontrato soprattutto come un padre, cioè uno che davvero ti dà ragioni di vita, ti dà speranza, ti dà senso alla vita. E direi che in questo è un vero figlio di Don Bosco. Noi quando veneriamo Don Bosco lo chiamiamo padre e maestro dei giovani. San Paolo quando scrive ai suoi cristiani dice: potreste avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma di padri avete solo me, perché sono io che vi ho generato alla fede. Io credo che oggi noi parliamo tanto di nuova evangelizzazione, le forme della catechesi, tutto bello, però guardate che il cuore è questo. Chi ti ha generato alla fede? Chi ti ha messo al mondo in Dio? Chi ti ha rimesso in piedi? Di chi sei figlio spiritualmente? C'è una testimonianza simpaticissima nel libro che dice così: ho attraversato un periodo difficile, brutto. Mi accenno Don Galli che mi dice con forza: bambina mia, sono io il padre della tua anima, ascolta. Rido sotto i baffi per quel bambina mia, ho quasi 80 anni. Bellissimo, perché noi nella fede siamo sempre bambini, no? E quando Gesù chiama il padre, lo chiama Abba, Abba era il nome che usavano i bambini piccoli per rivolgersi al papà. Noi siamo dei bambini, questo è il cuore della fede. Ecco, Don Galli ti rimetteva dentro quel bambino che c'è in ciascuno di noi. Ti faceva rinascere interiormente, no? Come il latte spirituale che poi ti rimette in carreggiata. Allora anche i gesti della mano, della benedizione, di uno sguardo che andava oltre quello che eri tu in quel momento, erano tutti segni che convergevano su che cosa alla fine? Sul fatto di rigenerarti spiritualmente. E questa è la grande eredità, penso, ecco, di Don Galli, che poi direi ha modulato in due aspetti, mi piace ricordare. Il primo, una cosa che mi ha colpito tanto, un uomo che sapeva chiedere perdono. Ha sottolineato prima la dottoressa, Don Galli alla fine della vita si confessava tantissime volte, non perché fosse scrupoloso, non è che dovete confessarvi tutti i giorni, però dobbiamo confessarci. Ebbene, perché? Perché aveva proprio il senso della presenza di Dio. C'è un episodio raccontato che è sorprendente, no? C'era un giovane che andò a trovare a casa sua e a un certo punto era un giovane un po' che veniva anche da un travaglio spirituale e comincia a dire tutte le colpe della Chiesa, no? E con tutti i vari scandali, tutte le storie che conosciamo tutti. Ebbene, sapete come ha reagito Don Galli? Si è messo davanti a sto ragazzo e gli ha detto: io ti chiedo perdono. Guardate che è un gesto altissimo, non si è messo a discutere, a fare tutte le disquisizioni o le apologie del caso, no. Si è fatto carico dei peccati della Chiesa in qualche modo e quel ragazzo lì si è sentito smantellato in quel momento. Perché la forza del perdono è proprio questa, è la capacità di rigenerarti anche nelle relazioni più profonde, anche nei vissuti più profondi, no? E infine direi che un aspetto bellissimo, è prete delle beatitudini. Perché?
proprio perché se noi leggiamo le beatitudini, umanamente parlando, sono un controsenso: beati i poveri, beati quelli che piangono, beati quelli che hanno fame, il colmo dei colmi, beati i perseguitati. Uno direbbe, ma qui è tutto fuori fase, no? Ma dove sta? Sta proprio che Don Galli, dentro tanti vissuti di povertà, fatto di alcolismo, di gente in carcere, di malati mentali, di indemoniati, perché guardate che noi non avremo ancora lo spettro di tutta la vita di Don Galli, perché stanno venendo fuori tante cose, noi conosciamo degli spicchi, ma mettendo insieme tanti pezzi sta venendo fuori un mosaico sorprendente. Ebbene, cosa ha fatto lui? Ha seminato dentro questa storia di ferite, di vissuti drammatici, talvolta tragici, ha seminato la forza del Vangelo, ha seminato la grazia dello Spirito, ha seminato la presenza di Maria Ausiliatrice. E questa è la capacità dell'evangelizzazione, portare Dio dentro queste realtà. Ecco, proprio come Gesù, facendosi uomo, ha preso su di sé tutte le nostre fatiche, miserie, così Don Galli è stata l'icona della misericordia che si fa compassione, che si prende a cuore. La parola compassione nella Bibbia è una parola materna, richiama il grembo della mamma proprio nell'amore viscerale che ha per il proprio figlio. Ebbene, Don Galli è stato segno della maternità di Maria e della Chiesa, di una maternità che si fa compassione, che si fa carico, che si fa speranza, che si fa futuro. Ecco, Don Galli proprio ha incarnato l'amore misericordioso di Dio, che non giudica e non condanna, ma che cerca sempre di salvare l'uomo. E questa sua grande carità verso l'uomo più ferito. E poi c'è una particolarità molto bella che viene evidenziata anche nel libro e che molti riconoscono a Don Galli, che è questo dono della scrutazione dei cuori. Uno sguardo capace, io leggo le parole scritte da Don Pierluigi, uno sguardo capace di leggere come uno realmente si trovi agli occhi del Signore, arrivando fin dentro la coscienza. Guardava negli occhi e ascoltava, anche per accompagnare chi era rimasto davvero ai bordi della strada. Da Don Silvio la porta era sempre aperta, si trovava sempre la porta aperta e si poteva soprattutto entrare senza difficoltà. Ed era quello il momento in cui si decideva di ripartire. E questo è proprio il segno della misericordia di Dio, che perdona, consola, raggiunge anche e soprattutto nei momenti più bui e disperati della vita, nei giorni e nelle date, come appunto si scrive nel libro Don Pierluigi, che rendono la storia di ciascuno un pellegrinaggio di salvezza. Mi piace molto questa immagine, no? Della vita di ognuno di noi come un pellegrinaggio di salvezza. Sì, credo proprio che Don Silvio ti aiutava a fare la radiografia dell'anima, e questo è un grande dono spirituale che lui aveva, proprio della scrutazione dei cuori, della lettura in profondità dei vissuti, perché è la condizione di libertà. Solo se tu fai verità, veramente poi fai un cammino di libertà, no? E quindi poi tutto culminava nella confessione, perché era poi la grazia che portava un sigillo di misericordia, ma c'era tutto un itinerario fatto di preghiera, di intercessione. Quanta gente ha portato a Don Galli tanti altri. Interessante che tante volte lui usciva dall'ufficio e faceva chiamare uno che era l'ultimo arrivato, perché lui sapeva che era quello che in quel momento aveva più bisogno. Oppure arrivavano in due o tre per portare un altro, poi lui fermava un altro che non era quello che pensava. È interessante queste cose qui, no? Cioè la capacità di intercettare i vissuti delle persone. E questo è un grande dono educativo, un grande dono dello spirito, che dobbiamo ringraziare il Signore. Don Silvio, io vorrei lasciare anche, poi casomai diremo una parola sulla causa, ma sì, vorrei lasciarvi un invito, no, con tre parole, a conoscerlo, e allora anche questo libro è un primo tentativo. Anzi, io vi ringrazio se mi farete avere testimonianze, integrazioni, perché penso che potrà uscire un'edizione aggiornata, arricchita, no? Perché anche dai vissuti vostri questo
io mi faccio solo interprete di tante realtà molto belle, no? Poi pregarlo è proprio, ma questo già, c'è già molto, deve crescere, dobbiamo strappare il miracolo, perché ci vuole il miracolo, e quindi se c'è una preghiera forte, corale, di tanti, poi lo faremo anche a chiusura di questa sera, e poi imitarlo, no? Ma che non vuol dire fare le stesse cose, vuol dire cogliere quel messaggio, quella grazia che la sua vita ha messo nella nostra vita, no? E quindi è proprio qui farne tesoro. Grazie, ecco, solo sulla causa, l'11 ottobre sì. Appunto l'apertura dell'inchiesta diocesana per la causa di beatificazione e canonizzazione, ricordo che ci sarà la messa nel Duomo di Chiari, celebrata dal Vescovo Monsignor Pier Antonio Tremolada. Ecco, questa è una data importante, sì. Quindi cosa accadrà da quel sì. Momento in poi? Allora, beh, innanzitutto non è la beatificazione, perché in Curia a Brescia sono già preoccupati, perché sono già arrivate un po' di telefonate quando c'è la beatificazione l'11 ottobre, non è la beatificazione, siamo solo agli inizi, ecco, facciamo un passo alla volta. E voi sapete che quando io sono stato qui l'anno scorso abbiamo fatto la domanda per avviare la causa, i vescovi della Lombardia hanno dato il loro benestare, la Santa Sede ha dato il nulla osta, in un primo tempo doveva essere aperta il 12 giugno, ma poi, come sappiamo, la situazione non l'ha permessa, allora l'abbiamo spostato a questa data. Ci sarà la messa, alla fine o all'inizio, adesso stiamo ancora decidendo, ci sarà un atto che è distinto, non è un atto liturgico, è un atto canonico, in cui il Vescovo nomina e istituisce i membri del tribunale ecclesiastico, che c'è un giudice delegato, un promotore di giustizia e un notaio. Queste tre persone dovranno accompagnare la fase diocesana, che ha due modalità fondamentali. Primo, verranno ascoltati alcuni testimoni, alcune persone che la postulazione presenta e che andranno a deporre su delle domande che riguardano la vita, la fama di santità e di segni e la pratica delle virtù. In secondo luogo verranno raccolte tutti i documenti relativi ad un gallo, stiamo raccogliendo parecchio, invito chi avesse casomai delle lettere soprattutto farcele avere, abbiamo i diari, testimonianze, i suoi documenti, quindi c'è già un buon materiale che si sta raccogliendo. Speriamo che la fase diocesana non sia molto lunga, in tempi rapidi si possa concludere e poi avrà luogo quella romana, in cui bisogna appunto redigere, qui c'è la dottoressa Zanit, che è collaboratrice della nostra postulazione, che sta accompagnando molto anche la causa di Don Galli, e farà appunto la posizione, cioè la dimostrazione della vita virtuosa, che verrà poi esaminata da teologi e dai cardinali, e se tutto procede bene, il Papa lo dichiarerà venerabile. Con la venerabilità, ecco, la Chiesa ha finito il suo percorso. Che cosa manca? Cosa ci vuole? Ci vuole il miracolo, Il miracolo non lo fa Don Camerone, ecco, il miracolo lo fa il Padre Eterno pregando Don Galli, quindi dobbiamo svegliarlo Don Galli, che faccia sto miracolo, che sia, io dico fate un miracolo che anche i medici ci credano, perché il problema è convertire i medici, ecco, perché poi sono loro che devono valutare se scientificamente è qualcosa di inspiegabile, e quindi dobbiamo creare questo grande movimento perché arrivi il miracolo. Il miracolo ha un suo percorso autonomo rispetto alla causa, perché ci sia la beatificazione, ci vuole la venerabilità e ci vuole poi un miracolo. E allora poi si apre la via alla beatificazione. È importante creare un grande movimento di preghiera. Vedete, noi facciamo tutta la pratica canonica, giuridica, ma non basta. Ci vuole tutto un binario spirituale, pastorale. Per esempio stasera c'è il libro, c'è il pieghevole con la novena, ma diffondeteli, non c'è da pagare, si fa un'offerta, ma diffondiamolo, facciamolo conoscere, no? Proprio perché è una figura che merita. Abbiamo bisogno anche di vedere figure di sacerdoti, di preti, di consacrati, belle, positive. Don Galli è straordinario in questo. E quindi ognuno di noi che siete qui stasera, non siete qui a titolo personale, vi do il compito a casa, va bene? Quindi ognuno di voi deve essere un moltiplicatore,
dovete portare, se ognuno di voi porta un libro a un amico, a una persona, porta una novena, ecco, pensate, qui siamo 200, 300, siamo già 600, ecco, il bene deve moltiplicare. Oggi siamo bombardati da tante notizie negative, ecco, ci sono tante notizie buone che dobbiamo dare. E chiudo, questi giorni è stato ucciso questo sacerdote a Como, ha commosso tutti, no? Era un prete come Don Galli, era un prete degli ultimi, dei poveri, di quelli che mai nessuno vuole tra i piedi, un prete giovane, ecco, un prete di periferia, eccetera. E anche Don Galli sappiamo che in tanti momenti è rischiato, perché lavorare con le persone tante volte non è così semplice, per tante ragioni. Però ecco, con la caratteristica che Don Galli non solo andava a cercare, perché andava anche fuori, ma era soprattutto uno che attirava, arrivavano qui. Questa è un'altra specificità della santità di Don Galli. San Bernardino è un luogo carismatico. Il suo ufficio, la sua stanza, la chiesa, il confessionale, sono luoghi della grazia. Perché ricordatevi che la grazia di Dio non passa sulle nostre teste, ma entra nella nostra carne e nella nostra storia. E Dio parla anche attraverso i luoghi. Ricordo da giovane, mi ha portato al pellegrinaggio a Santa Chiara, a San Damiano d'Assisi, e la guida che ci accompagnava disse una frase che non ho più dimenticato. Disse, qui Dio si incarnò in Santa Chiara. Io stasera vorrei chiudere con questa frase. Qui a San Bernardino, a Chiari, Dio si è incarnato in Don Galli. E buonasera. Grazie di cuore Don Pierluigi Cameroni, e adesso ci guida nella preghiera Orsola Uberti. Grazie. Eccoci, raccogliamo davvero in questo momento di grazia che ci è stato donato, iniziando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci introduciamo con l'inno allo Spirito del coro.
fiducia e tranquillità. Essa, che con mano materna e con visibile protezione mi ha accompagnato fino ad oggi, avrà la bontà di continuarmi il suo aiuto e di rendermi meno indegno figlio di Don Bosco. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza e unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie e dà senso alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. In questo nono giorno della novena, iniziata il giorno del compleanno di Don Galli, abbiamo pregato in modo particolare per il nostro Don Luca e per il piccolo Sebastiano, e preghiamo anche per tutti gli ammalati, per chi vive momenti di prova, perché possano trovare sempre rispetto e conforto e, guardando al Cristo crocifisso, offrano al Padre la propria sofferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Raccogliamo nell'ultima Ave Maria tutte le Ave Marie che sono state recitate nel mondo oggi per offrirle come sacrificio gradito a Dio. Ci ha insegnato Don Galli.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuor di Gesù, confido e spero in te. Maria, aiuto dei cristiani. San Giovanni Bosco e Don Silvio Galli, pregate per noi. Preghiera per la beatificazione e canonizzazione di Don Silvio Galli. Padre buono e misericordioso, noi ti rendiamo grazie perché in Don Silvio Galli, salesiano di Don Bosco, ci hai dato un vero discepolo del Maestro delle Beatitudini, un povero di cuore aperto alle necessità del prossimo, un uomo mite e umile, segno della consolazione dello Spirito per tanti fratelli e sorelle feriti nell'anima e nel corpo, un appassionato ministro del perdono che guardava ad ogni persona con misericordia, un puro di cuore aperto alla tua grazia, un operatore di pace, seminatore di speranza, un fedele compagno della croce fino al termine della vita. Ti chiediamo per l'intercessione della Vergine Ausiliatrice, a cui fin da ragazzo si è affidato con cuore di figlio, di glorificare questo tuo servo fedele e di concedere a noi per sua intercessione la grazia che fiduciosi chiediamo. E anche c'è una bella notizia che l'11 sarà con noi anche il Rettore Maggiore, che è il successore di Don Bosco, perché Don Galli ha avuto sempre una grande vicinanza a tutti i Rettori Maggiori, e in particolare Don Vecchi, Don Viganò, Don Chavez e attualmente Don Angel Artimez, quindi sarà presente anche per esprimere la vicinanza e la riconoscenza di tutta la congregazione e la famiglia salesiana nel mondo a Don Galli. Don Galli ha fatto opera di carità straordinaria che ha raggiunto tantissime missioni salesiane nel mondo. E questo è bello, e i Rettori Maggiori anche attraverso questo vogliono esprimere una riconoscenza alla sua figura, alla sua santità. Chiudiamo quindi con la benedizione, proprio invocando tanta grazia, tanta consolazione a tutti voi qui, alle vostre famiglie, alle persone che portate nel cuore, alle intenzioni che vi stanno veramente più care in questo momento. Il Signore sia con voi. E per la potente intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, aiuto dei cristiani, di San Giovanni Bosco e di Don Silvio Galli, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E concludiamo con il canto a Maria. Oh, yeah.
di tutti coloro che collaborano. Ringrazio innanzitutto il direttore dei Salesiani di San Bernardino, Don Daniele Cucchi, per il saluto introduttivo, e Don Pierluigi Cameroni e la dottoressa Camplani, la Tettoia che ha animato con il canto questa serata così bella, fotografo Marini che ha curato la scenografia con questa scelta così bella, così azzeccata e anche tecnicamente così riuscita di Don Silvio nel momento della sua maturità, grazie anche alla Croce Rossa Italiana e a tutti voi che questa sera avete partecipato aprendo così la stagione nuova di San Bernardino che, come ci ha ricordato bene questa serata, non è senza una presenza certa del Signore, della sua provvidenza, della sua misericordia, soprattutto per tutti i ragazzi, i bambini, i giovani che continuano ad abitare questi cortili, questi spazi che appartengono innanzitutto a loro e alla loro crescita. Buonasera a tutti, se ho dimenticato qualcuno penso di no, e avanti così, eh? Avanti così. Sono i libri ancora in vendita in fondo se qualcuno li vuole. Però ci vuole una via. Grazie a tutti, buona serata. Buonanotte.